Cari colleghi, bentornati, bentornati a scuola. Oggi prende il via il nuovo anno scolastico e a nome della tecnica della scuola vi faccio i migliori auguri ai docenti, al personale ATA e ai dirigenti scolastici, perché grazie a questo mix di figure professionisti che 8 milioni di alunni torneranno tra qualche giorno sui banchi e potranno tornare a crescere culturalmente come cittadini. Il nostro è un ruolo importante sia per la società sia per lo sviluppo della persona. Purtroppo non sempre questo è riconosciuto e nemmeno dalle famiglie. Si riparte quindi e lo si farà con problemi purtroppo annosi e non sempre affrontati con la decisione e con l'impostazione adatta. E avremo dei consigli di classe a ranghi ridotti, ancora con troppi alunni per classe, pochi assistenti e collaboratori scolastici, spesso laboratori fatiscenti e anche aule e servizi spesso indecorosi. C'è poi il problema del ricambio degli insegnanti, per il quale il Consiglio dei Ministri a inizio agosto aveva previsto un decreto che però non è mai arrivato in Gazzetta Ufficiale. Da oggi ci sono 40.000 docenti in pensione. Il numero dei supplenti è altissimo, forse si supererà gli 180.000. E moltissimi sono di sostegno agli alunni disabili che spesso continua a non essere attuato ma negato. Gli stipendi rimangono tra i più bassi in Europa. E queste sono le cose che il nuovo governo che si sta insediando in questi giorni, sempre costituito dal Premier Giuseppe Conte, è chiamato a risolvere. Sarà fondamentale chi verrà scelto al Ministero dell'Istruzione. Alla scuola serve forse un docente, forse sì, forse no, non lo sappiamo, ma sicuramente una persona autorevole, una persona in grado di affrontare i problemi della scuola. E per evitare che il suo operato però si trasformi in una politica delle promesse, che in Parlamento si avanzino mille disegni di legge e poi non se ne approvi neanche uno, è fondamentale che il ruolo del Ministero dell'Economia venga affidato ad una personalità di spicco che abbia sensibilità nei confronti della scuola. Questa non dovrà essere più assolutamente considerata come uno spreco, ma un investimento. Ecco perché ci rivolgiamo al nuovo Ministro dell'Economia. Mi raccomando, dovrà avere un occhio di riguardo nei confronti della scuola. Cogliamo l'occasione per ricordare al nostro pubblico che con il nuovo anno scolastico riprendono le attività e la formazione della tecnica della scuola, l'aggiornamento che si proporrà attraverso varie modalità a partire dai comodissimi webinar e fruibili a costi modesti e in qualunque momento, sempre pagabili attraverso la carta del docente che dai prossimi giorni verrà rinnovata con altri 500 euro. Ancora buon anno scolastico e arrivederci a presto.